Footballers, il nome nasce come storpiatura di football. Alcuni lo pronunciano all'inglese, Fubles, altri lo pronunciano all'italiana, ma di fatto è il passaparola quello che lo fa circolare. Un ragazzo, un ingegnere politecnico di Milano, che tra l'altro gestiva un giro di persone, anzi la squadra ufficiale del Poli, aveva questo problema di organizzare le partite, di gestire le convocazioni, di vedere la distinta in tempo reale, chi c'è, chi non c'è, e assicurarsi che non ci fossero bidoni, e si è costruito uno strumentino online per gestirlo. Beh, come ci siamo conosciuti è molto semplice. Noi eravamo tutti studenti, usavamo tutti Fubless. Alla fine abbiamo iniziato a vedere che c'era molta partecipazione, quindi abbiamo iniziato a lavorarci su, migliorare il prodotto e fino a poi a novembre 2009 è nata l'azienda. Ci siamo accorti che il potenziale andava proprio presentato in prima persona, quindi raccontare di un progetto part-time valeva molto meno rispetto a dire guardate, ci sono io full time, poi si sono aggiunti presto anche Stefano e Giuseppe. Questo ha reso tutto più credibile, soprattutto sul fronte degli investitori. Dire Fubless c'è oggi, ci sarà domani, anche a partner commerciali. Prima di costituire una società ci siamo preoccupati di sviluppare o raffinare un po' il prodotto, perché ci sembrava un po' un passaggio difficoltoso, bisogna metterci magari un po' di investimenti, insomma sembrava una formalità burocratica non necessaria in quella fase. Quindi per 5-6 mesi noi abbiamo collaborato e lavorato su Fubless senza formalizzazione. A un certo punto però abbiamo detto, per poterci presentare, per poter avere credibilità o firmare i primi contratti, costituiamo un SRL, alla fine era la forma giuridica giusta. Abbiamo lanciato in Spagna, dove ci sono già Madrid, Barcellona, Siviglia, Almeria, che stanno andando molto bene. In Inghilterra c'è Londra, poi abbiamo New York in America e abbiamo da pochissimo lanciato Buenos Aires in Argentina e l'Australia, oltre al Cile. Allora, per quello che riguarda noi, costituire l'SRL noi l'abbiamo fatto, ci siamo organizzati, però mi rendo conto che per molti, moltissimi, potrebbe sembrare uno scoglio, insuperabile, anche perché all'inizio si è preoccupato di sapere soprattutto se quello che stai facendo ha un senso e è sostenibile. Non vorrei che molti si fermassero prima davanti a questo scoglio. Cioè, noi abbiamo veramente la sensazione che con Fubless potremmo portare a giocare ovunque, più spesso. La gente non fa sport perché non per questioni di soldi, perché non c'è il tempo, non si riesce a organizzare. Quindi alla domanda vorresti giocare di più, chi è che risponde di no?